girando nel deserto occidentale per 7 valli in senso orario e per 7 successive in senso antiorario, un gruppo di viandanti si imbatté nella città di Mirilandia. Era mattina quando attraversarono le sue mura di ciliegi e cipressi ed era anche la stagione degli esami. Un tempo, a Mirilandia, le scuole godevano di un prestigio pressoché indiscusso. Gli studi erano molto rigorosi, gli studenti attendevano con la massima regolarità le lezioni, facevano con scrupolo i compiti e si impegnavano a fondo per rispondere a questa sola domanda: chi sei tu? La commissione degli esami possedeva un illimitato potere decisionale. Si verificavano sempre due sole ipotesi e lo studente riusciva a dare una risposta convincente oppure non riusciva. Nel primo caso entrava a far parte del mondo degli adulti con un ruolo ben definito. Nel secondo veniva invitato a ripetere l'anno scolastico. Chi per esempio diceva «io sono un poeta» veniva mandato a lavorare in un cantiere edile o a progettare abitazioni di edilizia popolare. Così succedeva che sui mandorli di Mirilandia spuntassero terrazze, balconi ed abbaini, sui peschi scale a chiocciola, corridoi sospesi e pareti che si aprivano e chiudevano come grandi ventagli. Chi diceva «io sono un dottore» veniva mandato a verificare che il lavoro delle mucche non fosse troppo laborioso, in modo che le tossine della fatica non finissero nel latte o che le galline nelle aie e nei cortili razzolassero in mezzo alle giuste proporzioni di calcio, cosicché i gusci delle uova risultassero esenti da ogni difetto nella loro armoniosa semplicità. Chi diceva «io sono un ingegnere» veniva mandato a fare rilievi sull'altezza delle spighe, studi sulla nervatura dei cavolfiori, prove sulla tenerezza della lattuga, misurazioni sullo scarto quadratico medio tra i chicchi più piccoli e quelli più grandi del grano turco e sul gradiente di flessibilità degli asparagi, oppure a controllare che lo spettro dei colori delle mele, dei pomodori, dei cachi, dell'uva e dei mandarini fosse il più possibile in concordanza con le aspettative, per la verità sempre molto esigenti, dei pittori e degli arlecchini. Chi diceva «io sono un bambino» veniva mandato a ricoprire incarichi vitali nel governo della città. Dall'alto della loro autorità, i reggenti bambini emanavano disposizioni che permettevano di fare lungo il giorno quelle cose che nelle altre città venivano giudicate infantili o addirittura inutili. Chi diceva «io non so chi sono» veniva mandato a fare il filosofo nei campi coltivati a ortaggi.